Opel introduciamo tecnologie innovative da 120 anni, era il 1899 quando abbiamo introdotto la prima vettura e già conteneva delle nuove tecnologie, e questa è diventata la nostra filosofia. La filosofia di Opel è quella di portare tecnologie innovative però accessibili a un vasto pubblico, è la democratizzazione della tecnologia appunto. In questo caso Insignia Country Tourer rappresenta il fiore all'occhiello, la punta di diamante della gamma Insignia, che è a sua volta l'ammiraglia di casa Opel, e quindi contiene tutte le migliori tecnologie allo stato dell'arte che Opel è in grado di offrire. Ce ne sono di tipi molto diversi, tutte votate però al comfort, alla sicurezza. Un nostro cavallo di battaglia è quello dei fari a matrice di LED, Intellilux LED. Rendono la visione notturna estremamente migliore, più confortevole, perché guidare di notte per qualcuno può essere anche disagevole, quindi avere una migliore visibilità notturna è anche una questione di comfort oltre che di sicurezza. Vedere degli ostacoli molto in anticipo dà più tempo per reagire. Poi ci sono per esempio il sistema Flex Ride, è un insieme di sistemi, che si interfacciano tra di loro, comprende per esempio le sospensioni adattive che si adattano appunto, adattano la loro risposta alle condizioni di guida e alle condizioni della strada. Tra l'altro è possibile settarle di base in modalità più confortevole oppure più sportiva, più rigida. E questo sistema interviene anche per esempio sullo sterzo, che nella modalità sport diventa più diretto, più duro, oppure adatta la risposta del motore alla richiesta dell'acceleratore, quindi in modalità sport la reattività del motore è maggiore. Anche il cambio automatico viene influenzato dal Flex Ride, perché le cambiate del cambio automatico dell'Insignia Country Tourer, che è un 8 marce, diventano ancora più rapide oltre che fluide come lo sono normalmente. Questo cambio infatti è un 8 marce progettato, molto moderno, progettato per ridurre l'attrito in maniera considerevole e quindi ridurre anche i consumi della vettura. Tanti altri sistemi sono presenti su Opel Insignia Country Tourer, per esempio il sistema di infotainment è il top che c'è sul mercato. Naturalmente include anche Android Auto ed Apple CarPlay, che sono dei sistemi che permettono di gestire le funzioni e i contenuti del proprio smartphone in maniera più sicura, senza mai staccare gli occhi dalla strada, mai staccare le mani dal volante, quindi sempre in pieno controllo. Tra i tanti elementi tecnologici allo stato dell'arte presenti sull'Insignia Country Tourer per Opel c'è il nuovo motore biturbo 2 litri da 210 cavalli, ora Euro 6 Deep Temp, ha due turbine, una piccola e una grande, che intervengono in diverse fasi di funzionamento del motore per garantire la massima elasticità. C'è una coppia massima di ben 480 Nm già a partire da soli 1500 giri, pur mantenendo una potenza massima molto elevata, perché ha 210 cavalli. Opel Insignia Country Tourer è il top della gamma di Insignia, è un allestimento unico, disponibile con diverse motorizzazioni, ma il top della gamma è appunto il 2000 diesel biturbo, che viene sempre accoppiato con il cambio automatico 8 marce e con la trazione integrale. La trazione integrale merita un cenno, perché oltre ad avere una ripartizione automatica tra l'anteriore e il posteriore, questo è abbastanza comune nel mercato, però permette anche di distribuire la coppia tra le due ruote posteriori. Questo permette di avere per esempio il torque vectoring, è quella funzione che permette di mandare più coppia alla ruota posteriore esterna quando si sta in uscita di curva in accelerazione. Questo permette di chiudere la curva e quindi ridurre notevolmente il sottosterzo, aumentare la sicurezza e migliorare le prestazioni della Opel Insignia. Opel Insignia Country Tourer nella versione 2000 biturbo da 210 cavalli, già con cambio automatico e trazione integrale, costa 46.000 euro.